Leonard, hai mai notato che c'è solo il mio nome sulla bolletta della TV via cavo? Sì. Ottimo, ottimo. E il tuo nome è sulla bolletta della luce, mentre il mio non c'è. E questo a me sta bene. In realtà il tuo c'è sulla bolletta della luce. Oh, è vero. Che disastro. Non so di cosa stai parlando, ma sono d'accordo. Ok, devo comunicarti una cosa, ma non credo che ti piacerà. Che succede? Hanno pubblicato un articolo su Scientific American che parla della nostra teoria. Non gli è piaciuta? No, no, gli è piaciuta molto. Hanno scritto soltanto cose belle al riguardo. Allora, qual è il problema? Sul catalogo postale Penny Saver c'è solo il mio nome. Sheldon! Non hanno parlato di te nell'articolo, solo di me. Dici sul serio? Lo so, non è giusto. Fa uscire tutta la tua rabbia. Pensa solo a rilassare tutti i tuoi muscoli, ci sei? A parte il muscolo pubococcigeo e lo sfintare anale, quelli tienili ben contratti. Non è necessario. Sì che lo è, sono quelli che trattengono urine e feci. Forse non dovresti leggerlo, ti farà solo sentire peggio. Cooper e il suo team. Sappi che io non ho niente a che fare con questo. Beh, almeno stanno parlando della teoria. Insomma, è questo ciò che importa. Lo sai, hai ragione. Sì, è esattamente come quando Stan Lee e Steve Ditko crearono Spider-Man. È vero, Stan Lee se n'è preso il merito, ma Ditko sa di essere altrettanto importante. Anche se ora Stan Lee appare in tutti i film Marvel ed è molto più ricco. E tutti conoscono il suo nome, mentre insomma, se dici Ditko, sembra il nome di una compagnia che riunisce altre ditte. Non mi sei d'aiuto. Beh, ti farei altri esempi, ma è difficile ricordarsi dei comprimari.